Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del mio lab, sito nella splendida Brianza. Oggi parliamo del laminatoio. Forse qualcuno ricorderà che circa un paio di anni fa io acquistai un laminatoio Eurotool, di cui trovate il link in descrizione. Livello base per principianti. Per quale motivo? Perché dovevo riciclare tutto l'argento accumulato negli anni, e quindi, oltre che fonderlo, e abbiamo qualche video, io vi metterò qui qualche video su come fondere, come usare il crogiolo per fondere, è vero, e poi passare alla formazione della lastrina. In altra occasione parleremo dei fili, piano, perché l'argomento è vastissimo. Oggi vi mostro come funziona questo laminatoio, vi mostro alcune astuzie e quindi secondo me è un buon inizio. Però intanto vedete come si usa, vi mostro anche come si monta e si smonta, perché la prima volta che l'ho fatto mi è sembrato di aver bisogno di un ingegnere, invece poi è una grande stupidaggine, molto facile. Allora passiamo al lavoro, andiamo a lavorare. Ora la smontiamo, vi mostro le manovre principali, cioè non cambieremo tutti i rulli perché ci vorrebbe troppo tempo. L'importante è capire come si fa ad aprirlo e a rimetterlo insieme. È molto semplice, seguite soltanto un ordine mentale, che è quello che adesso vi faccio vedere. Quindi smontiamo e rimontiamo, usiamo la chiave che arriva in dotazione e cominciamo a togliere questi ingranaggi partendo da questo lato. Possiamo partire da qui, anche dall'alto possiamo partire, perché guardate, la manopola che regola l'altezza dei due rulli è semplicemente appoggiata in questo modo per il peso. Possiamo anche fare così. Cominciamo togliendo, vi mostro come si toglie uno di questi rulli, togliamo anche le viti qui. Allora, il consiglio è, almeno per la prima volta che si smonta e rimonta, di disporre sul tavolo i pezzi con una certa logica, in modo da ricordare la disposizione. Quindi vite, rondella, ingranaggio, magari lo metto qua e so che fa parte del lato superiore della macchina, chiave, questa si chiama chiave, va conservata, è importante, chiave, la stessa cosa faccio qui, la metto sotto, che visivamente mi ricorda di stare più giù, questa è quella, ce n'è sempre una un po', c'è una chiave che su cui devo fare sempre un po' di forza. La metto insieme all'ingranaggio, alla vite, alla rondella. Va bene, qui ho liberato, ci sono ancora le viti, insomma abbastanza indifferente se cominciare da qui o da qui. La stessa cosa anche qui, tolgo l'ingranaggio, dispongo, voi non potete vederlo, lo dispongo di lato, anche qui c'è una chiave da conservare. Poi guardate, in realtà se si mischia qualcosa non succede nulla di grave, nulla di grave. Cioè, se questa vite va al posto di quest'altra, non è che non finisce il mondo di certo, però noi facciamo così. Allora, togliamo queste quattro viti. Infatti io adesso le ho praticamente mischiate sopra e sotto, ma non succede nulla. Questo è appoggiato solamente, il topper, come nelle torte. Allora, c'è l'ingranaggio, io per questione di ripresa non ho ancora tolto la ruota, ma lo posso fare ora, tranquillamente. Quindi togliamo questa ruota e poi sollevo l'ingranaggio. In realtà è già libero, ma vorrei farvi vedere anche come si smonta questa ruota, questo ingranaggio, scusate. Quindi vi dicevo che in realtà il rullo sarebbe già libero, perché da questo lato, curiosamente, io non ho la vite e la rondella.
Non so come mai, non ricordo se è arrivato così, perché obiettivamente lì forse non serve, però può essere anche che io l'abbia messo da qualche parte, quindi è da qualche mese che ho il rullo in questo modo libero. Sì, può essere che ce l'abbia in un cassetto, io ce l'ho in questo modo e funziona, funziona comunque. Allora, rullo, mettiamo, qui non ci possiamo sbagliare, c'è una chiave anche qui che è più lunga delle altre. Vi dicevo, così si solleva il rullo. Allora, questo non bisognerebbe farlo, toccare troppo con le dita le parti, l'acciaio, perché poi sì, il grasso che si ha nelle mani piano piano va a corrodere l'acciaio. Questo è il rullo, liberato da questi supporti. Il supporto, vedete, ha una cornice che sta sempre all'interno. Ok? Quando dovete cambiare il rullo, vediamo di stare nell'inquadratura, si tolgono questi e poi questi si rimettono al rullo nuovo. La stessa cosa si fa con, spostiamolo, il secondo rullo. Il secondo rullo, allora, è importante segnalare che ci sono due molle di sospensione, e sono fondamentali perché sono quelle che tengono il peso e lavorano. Non perdetele, mi raccomando, è fondamentale, teniamole da parte. Ora c'è quest'altro rullo che è libero a questo punto, vedete, a questo gioco. Non ho nemmeno tolto la, non ho fatto il lavoro di prima perché non devo, diciamo, non dovendo cambiare letteralmente il rullo, non serve, altrimenti toglierei vite, toglierei questa rondellona, ma diciamo che non lo farò. Però sappiate che anche in questo caso, vedete, si toglie e si rimette. Poi questo rullo rimane spesso, se usate il rullo mezzo tondo va posizionato al di sopra di questo. Questo rimane come base, anche quando usate il rullo testurizzatore, non so se si possa dire, io lo direi comunque. Rimontiamo, vedete che i fori per la posizione delle molle devono stare verso l'alto, ovviamente. Aspetta che ho smosso tutto. Ok, bene, così si capiscono anche le difficoltà. Fino in fondo, perfetto. Riposizioniamo le viti. Le viti sono abbastanza libere, quindi stanno lì per gravitazione del peso soprastante. Quindi attenzione quando rimontiamo il rullo, vedete il rullo, qualunque esso sia, va rimesso così. Facciamo cadere, vediamo se sono posizionate bene. Direi di sì. No, questo era un po' fuori centro, ecco qua. Il rullo è posizionato bene e ora possiamo mettere la parte soprastante e anche questa, anche questo ingranaggio. Facciamo prima l'ingranaggio. Allora, adesso mettiamo la chiave, che si può anche mettere dopo, non importa, ma mettiamola ora. Mettiamo l'ingranaggio facendo combaciare i due fori. Poi ci sarà un discorso importante da fare sulla chiave, perché se c'è un punto debole in questa rotella, diciamo così, in questo ingranaggio, è proprio dove si trova la chiave. Rischiamo di rompere proprio vicino alla chiave, il punto di debolezza, però adesso ci arriviamo. Vi ho anticipato una cosa, ma poi vi farò vedere in concreto tra un attimo. Allora, rimontiamo anche questo. Poi sì, questi devono compenetrarsi perché uno muove l'altro. Però adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, vedete che le molle sono quelle che fanno, che azionano il movimento. Dunque, rimettiamo il coperchio. Mettiamo il coperchio, mettiamo prima le viti.
questo è l'ingranaggio più grande, che ha una chiave anche più grande. Ok, posizioniamolo. Anche questi ingranaggi ovviamente devono andare d'accordo con questi altri, ok? Però viene naturale, non dovete fare nulla perché si posiziona da solo così. Allora, mettiamo la vite e abbiamo quasi terminato. Ecco, guardate qui, c'è una piccola frattura. Io credo sia arrivato già così questo oggetto, non lo ricordo, cioè non l'ho guardato poi benissimo all'inizio, ma credo di sì, perché la chiave è posizionata qui e va perfettamente bene. È possibile che qui qualcuno abbia cercato di fare il foro per la chiave, non sia andata bene, l'hanno rifatto in questo punto. Così io ho dedotto che se dovesse rompersi da qualche parte l'alloggiamento per la chiave, io rimedierò facendo fare un foro da un'altra parte. Cioè, mi sono già preparata per gli errori vari ed eventuali che possono accadere. E tenetelo presente, da queste cose si impara anche, si vede come lavorano gli altri. Quindi, già che ci siamo, allora, vi mostro da questa posizione. Questa, c'è sempre una chiave che è un po' più dura delle altre, ed è questa. Allora, ora chiudiamo, e la stessa cosa facciamo di qui. Il rullo superiore si muove proprio azionando manualmente questi due ingranaggi, vedete? Ed è da qui che voi dovete calibrare, cioè alzare ed abbassare. Cosa vuol dire? Che i due rulli devono essere perfettamente in orizzontale e appoggiarsi l'uno sopra l'altro. A parte che si vede anche a occhio, devo dire, senza fare grandi cose difficili. Però io faccio cadere un rullo, il rullo superiore, perché è quello che sto manovrando, sull'altro, senza esagerare nello stringere. Semplicemente faccio cadere, ecco qua. È arrivata alla sua massima posizione. A questo punto metto il regolatore, che è questa maniglia, questa manovella. Trovo l'incastro. Ok, ho trovato. Ora alzo, posso controllare perché vedo come passa la luce, facciamo su e giù un po', direi che va abbastanza bene. È possibile che il fatto di dover ricalibrare leggermente l'altezza dei rulli, del rullo, lo dobbiate fare più di una volta, qualche volta capita che vadano un po' in maniera asimmetrica, che quello che sta in alto sia un po' asimmetrico rispetto all'altro. Adesso qualche trucco per lavorare l'argento qui dentro e fare la lastrina. Ecco, date un'occhiata a questo lingottino. Per quanto riguarda la laminatrice, il laminatoio Eurotool Basic, o comunque un tipo come questo basico, è importante che lo spessore del lingottino non sia superiore a 3 mm. In questo caso lo è, quindi io che cosa faccio? Lo riduco manualmente con il martello. Ora passo alla ricottura, così l'argento sarà più morbido, malleabile, e poi passeremo al rullo oppure al martello se ancora necessario. Potete usare, guardate, anche questo tipo di torcia, va benissimo anche questa. Io userò questa perché ce l'ho e quindi vabbè, la utilizziamo. Allora, arriviamo al punto in cui diventa quasi rosso, aspetto che raffreddi oppure lo getto in acqua e poi passo di nuovo al laminatoio. Ecco, quando avrete questo spessore circa, sono poco meno di 3 mm, potrete passare al laminatoio. Allora, si alza un pochino questa specie di manubrio, si cerca lo spazio migliore perché passi il lingottino senza forzare troppo, mi raccomando,
e al centro dei due rulli, quindi non lateralmente. Poi piano piano si stringe lo spazio tra i rulli, come sto facendo io, e si continua a passare. In questo modo il lingottino si assottiglia. Ad un certo punto, ci vogliono molti passaggi evidentemente, non forzare, l'importante è non forzare troppo. Ad un certo punto dovrete di nuovo passare alla fiamma il lingottino e ricuocerlo per renderlo più morbido, perché in questo modo lo stiamo praticamente indurendo. Ecco, diciamo che avete raggiunto, mettiamo che abbiate raggiunto lo spessore desiderato. Quindi siamo alla fine, abbiamo concluso. Allora, ricordatevi di dare spesso dell'olio. Io uso questo lubrificante e lo uso un po' dappertutto, però principalmente nei rulli. Poi pulite l'eccesso eventualmente, quindi datelo spesso. E ancora di più ricordatevi di coprire la macchina finché non la userete la prossima volta. Io utilizzo il sacco con cui è arrivata, anche perché è unto, diciamo, è bello unto, quindi sicuramente tiene lontana la ruggine. Solo questa parte ha richiesto, come avete visto, tutto questo tempo. Allora, la prossima volta parliamo dei fili, di come poter cavarcela con i fili. Non ho assolutamente dimenticato che dobbiamo fare ancora un altro progetto con la maglia, vi ricordate la maglia intessuta che è piaciuto moltissimo un paio di video fa? Link qui o qua, dipende. Allora, non ho dimenticato, lo facciamo amici, però dobbiamo sviluppare tante cose. Se avete delle preferenze, se avete dei gusti, avete anche la facoltà di chiederlo e di dirlo, e io, se posso, risponderò. Allora, che la Madonna vi accompagni e vi saluto al prossimo video. Ciao.